Alla scuola materna zona stadio di via Amiterno fa freddo. Tanti bambini che si sono ammalati in questo periodo. Gli appelli dei genitori pare siano arrivati a destinazione, cioè al sindaco Ferrari, all'assessore ai lavori pubblici Rispoli. Ma di fatto i piccoli continuano a fare lezioni in una stanza non idonea, stando a quanto segnalato dal consigliere Colantonio, capogruppo Lega Salvini al comune di Chieti. Se i genitori si rivolgono a un consigliere di opposizione perché sono arrivati all'esasperazione, un motivo c'è. Questi bambini, l'altra settimana c'erano 27 bambini su 29 influenzati perché non hanno adeguato riscaldamento nell'aula suppletiva che devono frequentare per andare alla scuola materna, che non è un'aula ma è l'aula mensa, quindi ha una dimensione più ampia, ha un'altezza più ampia, non può essere riscaldata adeguatamente come un'aula didattica. Sono stati fatti diversi sopralluoghi da sindaco e assessori, ma per ora non c'è stata nessuna risposta concreta. E al posto di un'interrogazione, il consigliere comunale ha scelto una strada che pare possa portare a un risultato in tempi brevi. Si muovono solo con le notizie, cioè si vedono pochi atti prodotti e si muovono solo con grandi comunicati di grandi opere e tante altre cose, però la città manca sicuramente di manutenzione e manca anche di questa massima attenzione. D'altronde i periodi scolastici sono questi, le scuole hanno sofferto le chiusure per quasi 2 anni e oltre di Covid, quindi sarebbe il caso forse di seguirle un po' di più le scuole di questa città.